Ragazzi, è il gran momento. Bella a tutti intanto. Come state, raga? Spero bene, perché veramente, ragazzi, qua si arriva ad una fase finale incredibile. Perché? Perché nello scorso episodio, chi se l'è perso lo vada a recuperare, perché è uscito ieri alle 5, quindi potrebbe essere che qualcuno di voi non l'abbia visto, andatelo subito a recuperare prima di vedere questo, perché abbiamo ottenuto il match a SummerSlam. E ora è in questo episodio che dovete sfondare di like il video. Cioè, voglio veramente vedere un'implosione di like. Iniziate a metterlo, perché partiamo subito. Ragazzi, vi ricordo Eneba, sito di chiavi e copie fisiche aggiornatissimo. Guardate qui che prezzi e che giochi ci sono disponibili. Trustpilot eccellente, quindi sito affidabilissimo. Oltre a trovare tantissimi giochi scontati, ragazzi, c'è la possibilità anche di comprare le tessere PSN e anche gli abbonamenti. Per farlo basta andare nel menu in alto, PlayStation, carte, regalo, PSN, e guardate qua che sconti, cioè incredibile. Per trovarlo vi basterà andare qui sotto al video, nei link, nelle info del video, e troverete tutto quello che vi serve per accedere al sito. Che dire, ragazzi, Eneba, sconti devastanti. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, cosa molto importante, però iscrivetevi, perché ci saranno tantissimi giochi, tantissime serie, tutti i giochi in uscita che mi appassionano verranno appunto portati come serie, quindi iscrivetevi, che non si sa mai. Ma adesso, raga, troppo importante, perché abbiamo ottenuto il match a SummerSlam e ora voglio vedere che cosa ci dice Tavish su questa cosa. Andiamo a vedere. Big one out there. Bloody hell. You didn't think to tell me about Chosen? Ah, è vero. I thought about it, but then I also thought it'd be more fun to pull a Tavish on you. Not the same. You don't know how to do a Tavish. Either way, I couldn't risk it getting out. We needed any advantage we could get against them. Certo. Well, that's not what I wanted to talk about. I have a message from WWE management. No. What does Shawn Michaels have to say for himself now? No. Not Shawn. This came directly from the top. All this faction warfare has been big for ratings, so they want to see it continue. There will be a faction versus faction match to determine who gets to pick your stipulation at SummerSlam. Our side against Shawn's. War games. We've already been in a battle. I guess now it's time to go to war. Ma così, random, war games. Did you see I'm the number one trending topic? What a WWE debut for Chosen. Yeah, that's great. But more importantly, you helped me live to fight another day. So thank you. Well, I've been watching you get beaten up so much. And you seem so desperate. When you reached out asking for help, that it was kind of a no-brainer to come save you. Yeah. Well, thanks again, I guess. Anyway, I don't know if you heard what Tavish said. I was standing 5 feet from him. Of course I heard. Your tour bus is kind of small, actually. Noted. Point is, I need one more team member for the War Games match. You interested in sticking around? Of course. Have to keep the buzz going on social media. And to help you too. All right. Let's do this. Però, ragazzi, devastante questa cosa, vi ricorderete cosa è successo. È stato bravissimo, secondo me, il nostro personaggio. Perché? Perché non ha svelato che ci sarebbe stato anche Chosen dietro le quinte, e quindi Shawn Michaels non aveva preparato qualcosa per fermare anche Chosen, e Chosen spunta alla fine e ci aiuta, ed è una cosa veramente incredibile. Ora, ragazzi, attenzione, perché io ho già preparato qualcosina per l'ingresso a SummerSlam. Vi è piaciuto il nuovo look? Vi piace la nuova maschera? Vi piacciono i nuovi capelli? I capelli che ha preso dal padre della versione prima, quindi questi capelli li abbiamo sempre usati, però erano quelli della versione dell'anno scorso. Quindi questi capelli li abbiamo sempre avuti, però sono tornati appunto con la seconda versione, con una versione un po' più cattiva. Avete visto anche quando si trucca gli occhi, quindi tanta roba, tanta roba. Questo match del War Games lo faremo con la maschera, ma il prossimo voglio tornare a far vedere il viso con appunto il trucco nero intorno agli occhi. Ecco,
Perché? Perché se ci deve essere appunto lo scontro finale a SummerSlam, voglio che lo si veda in faccia. Però ragazzi, spero vi sia piaciuto l'ingresso con la musica che avevo messo, spero vi sia piaciuto appunto la maschera con la nuova tenuta. E ragazzi, c'è tanta roba da vedere, perché? Perché nel match a SummerSlam, se ci sarà la possibilità, voglio entrare con qualcosa di figo. Però, come fanno nella realtà, no? Che quando c'è, diciamo, WrestleMania, o quando c'è magari WrestleMania, quando c'è magari qualche show importante, la tenuta d'ingresso è sempre figa. E quindi vorrei provare a fare una cosa del genere, ragazzi. So che vi piacciono molto queste cose, quindi tenterò di inserire qualche aggiunta nell'abbigliamento. Perché piacciono anche a me queste cose. Quindi voglio farlo anche e soprattutto per aver costruito questa carriera. Scusatemi per questa chiacchierata, ma adesso ho quasi chiuso. Dove era partita veramente un po' così e così, perché decideva tutto la CPU, The Lock e cavolate varie. Negli ultimi episodi, dal 9 in poi, sono riuscito a prendere le redini della situazione e ho iniziato anch'io a creare un personaggio. E sta venendo fuori veramente qualcosa di figo. Qualcosa di figo. Il gladiatore mascherato. Perché anche i gladiatori, vi ricordate, no? Gli elmi romani. È tanta roba. Vedrete, vedrete. Andiamo. Andiamo perché c'è War Games, ragazzi. E ora vi spiegheranno che cos'è. Ultima ora, prima di SummerSlam, le due fazioni si affronteranno in un incredibile match War Games. Il team vincente sceglierà il tipo di match per il WWE Championship. Robe, eh? La decisione non mi fa impazzire, ma la mia fazione vincerà. Siamo troppo superiori. Credici pure, Sean. La situazione è cambiata. Saremo noi a vincere questa guerra. È una nuova modalità War Games, vedrete, è una cosa un po' particolare, eh? Ed eccoci qui con due ring, come potete vedere, e le gabbie. Wow! E questa è tanta roba, ragazzi. Guardate qua. E vedremo un po' chi saranno i primi ad entrare. Infatti nella gabbia ci sono i membri del team, ma i due wrestler che appunto si sfideranno a SummerSlam iniziano con l'ingresso a War Games. Sarà una bella sorpresa se mi fanno fare l'ingresso prima del match di SummerSlam e quindi dello scontro finale. Ragazzi, vi voglio fare una bella sorpresa, sia con l'abbigliamento che con la canzone che vi ricorderà qualcosa dell'anno scorso. Vediamo un po' se riesco a fare questa giocata. E intanto entra quel pirlone di Slade. Raga, prontissimi, War Games, si parte subito con Slade! Che saccagna, immediatamente! Non si capisce nulla con la gabbia, raga, ma è giusto così. Intanto, eccoci qua. A pestare, come non mai, Slade! Anche per una sorta di vendetta. Io, ragazzi, continuo a pensare che Slade non sia nessuno, purtroppo. E che quello che tiene le redini dell'Evolution è proprio Randy Orton. Perché, ragazzi, purtroppo eravamo noi quello che doveva essere il braccio destro di Randy e non Slade. Slade era il terzo incomodo, capite quello che volevo dire, no? E quindi mi sembra stranissimo che adesso sia lui a rompere le balle.
in questa sfida. È troppo particolare come cosa, ma ci può stare. Ci può stare. No. E invece bruttissima. Attenzione perché Batista, ah, entra con la sedia immediatamente, bordello. Non si capirà nulla qui, ragazzi. Ma perché hai portato dentro la sedia? Scusa, usala, no? Oh! No, l'ho mancato. Porca miseria. Spaccalo, bravo! Incredibile, ragazzi. Incredibile. Attenzione perché mi preparo per la spear. Se Batista me la fa fare. Perché c'è questa... Ah! Non me la fa fare. Batista aggressivista. Batista ha una voglia di vendetta incredibile. Attenzione. Oh, bello. Ma mi sa che Slade. Il 2 contro 1 è fantastico, ragazzi. Non me l'aspettavo. Vai un po' tu, Batista, dai. No. Raga, cioè, così è abbastanza OP la situazione, eh. Attenzione, sta per entrare Omos. Non è bello quello che sta per succedere. Andiamo subito da lui, clothesline. Però si rialza subito. Non c'è partita in questo momento. Boom! La culata della vita. Leg drop. Intanto Batista sale su. Sale su anche Omos. C'è una bella sfida tra loro due. Guardiamo cosa succede. Ma in realtà... Porca me... Altro leg drop. Peccato perché Batista stava facendo qualcosa di clamoroso. Lo lascio a Omos, così almeno sono due giganti. E va benissimo così. Va benissimo così. Boom! German suplex. Attenzione perché... Per me Slade può essere già schienato con tranquillità. Ma meglio far entrare tutti. Attenzione perché... No, non è possibile. Slade si libera. Sta per entrare anche Cody. E quindi dovremmo avere praticamente la vittoria in pugno. Come potete vedere, tutti i nostri sono a sinistra. E quindi continuare a tenere gli avversari nel ring di sinistra è sicuramente un piccolo vantaggio. Tra poco però entrerà Bron. Ma Slade come cacchio ha fatto? Ok, Bron lo aspetto qua, ragazzi. Dai, vieni. Vieni che ti disintegro, caro Bron. Forza. Sta arrivando. Vediamo un po'. Dai, entra. Ma dove cacchio sta entrando? Ah, ok, entrano tutti da lì comunque. Non c'è un'altra porta. Ma vaffan. Ah no, sta andando a prendere robe. Ma che fa? Intanto io aiuto Cody con Omos, che è un gigante. Dai, dai, gladiatore. Gladiator ha qualche... Oh, bravissimo. Passa nell'altro ring. Smart. Molto intelligente in questo momento. E si gasa col pubblico per caricarsi. Vediamo un pochino. Nessuno ci casca, nessuno viene di qua. Ma secondo me siamo in netto vantaggio, raga. Cosa sta succedendo qua in mezzo ai due ring? Bron contro Gladiator. Ma che cacchio. Oh. No. Subito ribalta la situazione. Attenzione perché arriva anche Cody. Non si vuole lasciare respiro. Non mi aspettavo sicuramente un bordello del genere. E intanto guardate un po' qua cosa succede. Cody sta disintegrando Bron. Manca soltanto MVP alla fine, ragazzi, eh? Manca solo l'ingresso di MVP. E poi avremo tutta la situazione più chiara. Guardate Cody però in difficoltà. Bron lo lancia. Allora Alex, ginocchiata devastante. Tira su Bron con leggiadria. Ed è arrivato il momento di sminchiarlo. Invece no, arriva ancora Cody. Peccato, stavo preparando la finisher. Ginocchiata in faccia. Ok, adesso è ufficialmente partito il match. Perché adesso ci siamo tutti. Che cosa vuol dire questo? Che praticamente da ora in poi molto probabilmente si potrà schienare. Quindi già avendo completamente sminchiato gran parte dei lottatori, avremo la possibilità di schienare qualcuno. E io credo che il più facile di tutti sia proprio Slade. Quindi vado dall'altra parte. Perché Slade è quello che le ha prese sin dall'inizio.
Ci vuole la finisher qua, ragazzi. Purtroppo. Attenzione, Batista! Batista sta schienando il... No, Batista stava schienando MVP. Doppio calcio su MVP. Attenzione, ancora Batista. È la Batista bomb. Lasciamogliela fa... Boom! Dai, dai! Dai, schienamento! Non è possibile. Ma come cazzo? Arriva Omos. E allora cosa facciamo noi? Andiamo anche noi dall'altra parte. Omos ci stava seguendo. È incredibile, ragazzi. Finalmente Omos distratto, ragazzi. Torniamo a sinistra. Se torniamo a sinistra è vinta. Se torniamo a sinistra è vinta. Dai. No, no, Bron. Bron, lasciami perdere perché ti apro. Bron. Bron fa il... Toh! Attenzione. German suplex. Attenzione per Bron. Attenzione. Uno. Due. E allora basta. E allora ditelo che questo War Games non è possibile da portare a casa. E via. Chosen stava per fare la giocata della vita. Attenzione. No, mi ha ribaltato la finisher. E vaffan brother. Allora ragazzi, cioè, Chosen super lancio da... Ma che cazzo, cosa ha fatto Chosen? Facciamogliela vincere, per favore. 3, sì, Chosen. Ragazzi, avete visto che cacchio ha combinato? Avete visto cosa ha fatto Chosen? Cosa cacchio ha fatto Chosen, ragazzi? Mamma mia. Devastati, Batista con una ferita sulla fronte. Non ho mai visto una cosa del genere, ma è stato divertentissimo, ragazzi. Non si capiva più nulla. La guerra non è finita, ma Wargames ha dato il suo verdetto. Gladiator sceglierà il tipo di match per il WWE Championship contro Slade. Cosa deciderà lo sfidante? Wow, cioè decido io. Non importa cosa sceglierà Gladiator. Dopo SummerSlam io sarò ancora il campione e lui sparirà per sempre. In realtà quello che sceglierà Gladiator importa è come. Meno chiacchiere e più pianificazione, Slade. Dovremmo sederci a tavolino e discuterne. Vediamoci la prossima settimana. Oh, Slade è nei guai. Sentito Papa Sean? Basta stare sui social. Incredibile, ragazzi. Chosen che ha fatto la svolta sia nello scorso che in questo episodio. Bisogna dire grazie a Chosen, ragazzi. Bisogna dire grazie Chosen. It all comes down to this. Win the title at SummerSlam and you're golden. Set for life, probably. Lose? Well, you're finished. Done. Ruined. Gone forever. What happened to the Tavish who once told me there was an entire world of wrestling outside of WWE? I'm trying a different approach. Is it working? Not really. All right. Have you decided what type of match you're going to pick? Because I was thinking you should choose the safe match. As in, like, the safe choice? I'm not sure what that would even be. No. I mean a new match type I came up with called a safe match. You win by locking your opponent in the safe that you had in your WWE debut. Everything comes full circle. It's called long-term storytelling, mate. Do you love it? I'm not sure. Well, if you can't make up your mind about the match type, we at least need to know who's going to be in your corner. The faction started a pool on who you're going to pick. Go with Chosen. Drinks are on me. Quindi chi sarà all'angolo? Beh, ragazzi, io penso che allora io ho capito Cody, Batista, Tavish, quello che volete. Però credo che Chosen a questo punto se lo meriti. Dopo quello che ha fatto, dopo quello che ha fatto in questi due episodi, negli ultimi due episodi, io direi che sì, se lo merita. Se lo merita, dai, raga, è più corretto, è più corretto. I'm going with Chosen. And not for the free drinks. I've had all the momentum since he came in, and I want to keep that going at SummerSlam. Bello. I'll be out there with you in spirit. And speaking of spirit, I'm going to collect my pool money in it to pub. I'll save you. Bello, raga, bello quello che ha detto. Anche quando ho scelto Chosen, è stato bello quello che ha detto il Gladiatore. Incredibile e figata pazzesca. Il SummerSlam è alle porte, Gladiator non ha ancora scelto il tipo di match per il WWE Championship, il tempo scorre su più fronti, andrò a fondo di questa storia. Kat ci farà un'intervista allora.
It's been a bit, but here we are, wrapping things up with SummerSlam approaching. Ecco. You mean you're not going to follow me around the rest of my career? Everything has to come to an end. I mean, I know viewers think they want a super long story that goes on and on forever, but really, isn't something shorter with an actual ending better? Bravissima! It's like you have this cool experience, and then you can go watch something from the women's division, right? Anyway, we're getting off track. Ha ragione. In LA, of all places. I know. It's a chance at redemption on so many levels. I'm back in the main event, but instead of a bunch of empty seats this time, we're the biggest thing in town and it's sold out. It feels good. What about the match stipulation, though? I might be reading into this too much, but are you putting off making a decision because it means the match is officially here? And if you lose, cos'è? Pensi che sono un cagasotto? WWE? Adesso te lo dico io. I hadn't thought about it like that, but maybe you're right. There is a small part of me that knows, despite how hard I've worked to get here, that it could all come to an end. Beh, quello è normale. And that's scary. Makes sense. But what are you going to choose? Ora ti faccio vedere io. Announce it sooner than later. Vediamo un po'. British Rules, bah. Normale. If you need an answer, it's going to be an Extreme Rules match. I don't want any restrictions stopping me from doing whatever I need to do to beat Slade, win the championship, and hang on to my job. Solid choice. And if this is it, well, it's been fun. And weird. Mostly fun, though. Hope to see you around. Around here, I mean. Yeah. You too, Kat. E quindi sarà l'ultima intervista di Kat. Incredibile. So final thoughts heading into SummerSlam. Will you walk away champion and end your former friend's WWE career? Or will he somehow overcome the odds and beat the deadline? Are those the type of questions you typically ask? If so, I'm glad I haven't wasted my time doing more of these. But if you need an answer, the Lock is going to be looking for a job after SummerSlam. And let's get one thing straight. We were never friends. But I will take this opportunity to thank him. See, if he hadn't been such a failure and blown every opportunity that was handed to him, I might not be where I am today. So thanks for that. Confident, despite the fact that you didn't get to even choose the match stipulation. I don't care what kind of match it is. It could be a blindfold match, a lumberjack match, or a freaking padlock on a pole match, for all I care. They ma all end the same. Perse tutte, ma perché I ti pavoneggio un po'? Hey. We're on a tight schedule, so we need to make a call, one way or another. Understood. Vedete però, lui non è come noi, diciamo, che ci siamo liberati dalle decisioni degli altri. Lui è nei casini, lui non decide lui. Quindi Slade per me sarà sempre più debole, perché è un burattino, ok? E quindi, cioè, continua a gasarti pure Slade, ma secondo me... Non sei tu che stai vincendo i match, anche perché finora ne hai persi un botto. Quindi. No idea why Shawn Michaels' super group is assembled here, but I guess we're about to find out. Cosa succede, raga? Slade, I know this might be a bit uncomfortable, but it's time to do what we discussed. Che cosa? Bear with us. We have some business to take care of. What is going on here? I have a bad feeling about this. I know we talked this over, but now that we're out here, it doesn't feel right. Slade, we've been over this already. Just do the right thing. I can win the match at SummerSlam. Just give me the chance. Ma che cavolo succede? It's been decided. We're going with Randy instead. Cosa? So let's take care of this. Before it gets any more awkward. I know I can get the job done. I really didn't want to do this in front of the entire world. But if you need me to explain why you can't get the job done, then I will. For starters, the night the Lock returned to WWE, you overruled me by facing it. Ah. And then I had to intervene to save your championship.
Quindi anche tu hai fatto il Pirletti, eh? How about the time you got beat down backstage, which allowed this SummerSlam match to even happen in the first place? Lo sta trattando nello stesso modo in cui ha trattato Gladiator. When our factions battled in war games, you lost, allowing the opposition to choose the championship match stipulation. So, if you're not picking up on it, there's a common theme with you lately. Losing. But we're not about to lose the most important match in WWE history. But you know who's all about winning? And is a proven commodity? The Viper Randy Orton. So Slade. Che brutta roba però, Slade, eh? Te la sei presa dove sai questa volta. Be a team player. And fall in line. Esegui gli ordini, bello. Cosa che non ha fatto il nostro gladiatore. It's either that or we'll make the decision for you. Ah, ce li hai tutti contro adesso, Slade, hai visto? Don't do it, Slade. Come on. You're better than this. Peccato però. No, no, mi dispiace un pochino, ragazzi, non so voi, però non è giusto. L'hanno trattato come hanno trattato praticamente il gladiatore, quindi che caspita. And here comes the referee to count the pinfall. What a joke. Ma che brutta roba, ma che umiliazione. Comunque lo sapevo, ragazzi, ve l'ho detto 3-4 episodi fa, che era Randy Orton che tirava le redini del gioco. E quindi guardate, ma che cazzo. The challenger had game plan to face Slade, but will now be up against a much different opponent. Ma dai, raga, ma non è credibile. Ma che episodi, ragazzi? Questa è inaspettata completamente. Non possiamo dire che ci aspettavamo una cosa del genere. Scusatemi, ragazzi, ma siamo pazzi. SummerSlam ha subito una vera e propria rivoluzione. Randy Orton dovrà difendere il titolo WWE Championship. Non ho letto, brutti infami che andate giù, senza aspettare che io legga. Allora, Randy Orton dovrà difendere il WWE Championship appena conquistato contro Gladiator in un match contro il tempo. Non so perché ci siano le virgolette sulla parola conquistato. Che vi piaccia o no, sono io il vero WWE Champion e resterò tale dopo aver messo fine alla carriera nella WWE di Gladiator a SummerSlam. Ma io, Slade, sapete una cosa? Se ci dovesse essere qualche bordello, io se fossi in Slade entrerei ad aiutare Gladiator. Così, ve la dico così. Ora che ho avuto il tempo di rifletterci, capisco perché Shawn ha preso questa decisione. Randy ha il mio pieno appoggio contro Gladiator. Tutte queste chiacchiere rivelano solo che Shawn Michaels ha paura. Mi sarebbe piaciuto sconfiggere Slade, veramente, a SummerSlam, ma prendere a calci il campione dei regalini Orton è ancora meglio. In ogni caso, non sarà il mio ultimo match nella WWE. Non è paura, Gladiator, è solo cervello. E se tutto va secondo i piani, l'incubo rappresentato dal tuo ritorno in WWE finalmente si concluderà. Dai, sentiamo cosa da dire sto pirlone. Forza, sentiamo. Dai. What do you want? Che altro vuole? Porca miseria. Sei qui per cercare di nuovo di fregarmi? No, actually the opposite. I'm proposing a gentleman's agreement. I'll be in Randy's corner and you have your backup in yours. But let's agree to keep the others out of this. No one else from either side gets involved in the match. Ok, quindi praticamente dobbiamo vedercela anche con Shawn Michaels in caso di pericolo, eh. Però, se davvero non entra nessuno, però davvero però Shawn, eh. Cioè, non dire cagate. And you expect me to trust you? E infatti. I'm not sure I can trust you either, but that's how these things work. Where is this even coming from? Our two sides have battled enough leading up to this. It's time to settle it in the ring, one on one. And after we made the switch to Orton, I was confident we could do that. He doesn't need any extra outside help, do you? Ragazzi, però se fossi in Shawn effettivamente inizierei anche a pensare che questo Gladiator
si merita forse di essere uno dei wrestler più in forma del momento e con le attitudini giuste, le attitudes per lottare per il titolo, dai. No, I don't. But if you're trying to play some kind of 11th hour mind games, it's not going to work. I'm taking your paper champion's title tonight. Wow. 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 We won't have to wait much longer to find out, will we? See you out there. Ci vediamo lì, cacasotto. You know, this last minute switch to Orton actually reminds me of the time I was supposed to face the British Bulldog, porca miseria che ricordo. Saturday night, but then his dog bit him, so I ended up facing Vader instead. Il cane lo morse. Non me la ricordavo proprio sta roba. Beh, a parte che comunque difficile ricordarselo, but però. But you rolled with the punches and ended up getting the win? Oh no, it completely threw me off and I ended up losing in like 45 seconds. Again, you really need to work on your pep talks. Ma appunto, ma che discorso è? To be fair, you've had a better part of a week to prepare, while I only had about an hour. It's much different. Vabbè, questo è vero, però. I hope so. It is different. And you are too. I've known that since the first time I ever saw you. You had it. As something special that can't be taught, as separated you from the rest. Bello. Sure, there's been setbacks along the way, but they've only made you stronger and prepared you for this very moment. And now that you're at the finish line, they go and move it somewhere else. Big deal. You'll cross that line too. It's what you do. Now go out there and win the bloody match. Bello, bello, bello. Quel qualcosa in più. Tu hai quel qualcosa in più. È una figata. Was a lot better. Molto meglio. Ah, you think so? I thought. Ma come hai esagerato? Erano delle bellissime parole. Ma perché ti tiri indietro? No, but the time for talking is over. Like you said, now I just need to go out there and win the damn match. Boom! Eh sì, ragazzi, si va al match. E questa è la tenuta d'ingresso attuale. Ok? Ci vediamo al match. SummerSlam, signori, per il titolo. Attenzione. E ora l'ingresso del gladiatore. Non vi ricorda niente la canzone? Eccolo! È lui! È lui, ragazzi! The Gladiator! Non so se vi siete accorti, ragazzi, ma è cambiato anche il pettorale, praticamente il busto. Non è lo stesso di prima, eh? E potete notare anche i, appunto, i pantaloni, comunque la fascia sulla mano sinistra, la gomitiera sinistra, che sono cambiate. Quindi c'è una colorazione diversa, una colorazione più metallica. E a parte tutto, è sicuramente molto più aggressivo. Che potenza! Eccolo!
E dall'altra parte il campione, che ha vinto un po' la cacchio di cane, se si può dire. Mettiamola giù così, per dirlo in parole non troppo violente. Però, ragazzi, eccoci qua a vedere Randy Orton con la cintura, senza aver fatto praticamente nulla. Ragazzi, WWE Championship in palio, eccoli qua. Eccolo. E anche un tributo a suo padre della scorsa stagione, dello scorso WWE. I capelli e la musica d'ingresso di questa finale a SummerSlam sono proprio dedicati al pirata, al capitano. E adesso c'è Randy. Attenzione Randy, perché non so quanto potrai portarti a casa oggi. Ma è proprio Randy che dà la cintura all'arbitro. La vedi questa? Manca poco. Voilà! SummerSlam, signori! Partiti! E la ginocchiata! Pensavo l'avesse ribaltata. Ho avuto paura sì da subito. Figata SummerSlam, ragazzi. Finalmente un match uno contro uno degno. Infatti, subito, Randy infastidisce il nostro pirata. Ho detto pirata, raga. E proprio mi ricorda il padre, invece no. È il gladiatore. Assolutamente. Boom. Beh, è il doppio del pirata, il nostro gladiatore. Ma intanto attenzione, perché la sfida inizia già abbastanza combattuta. Randy, però, porca miseria, ma non puoi schienarmi all'inizio. È facilissimo uscirne. Attenzione. Boom. Ci siamo. Randy ha già problemi alla testina. Pesante. Ancora un paio di ginocchiate. Randy a terra. Attenzione, perché ci sono problemi in questo momento per Randy. Aveva iniziato abbastanza bene. Invece no, la ribalta. Attenzione. Attenzione. È una bella sfida adesso, dai. Non dico un colpo a testa, ma quasi. Attenzione però. Neckbreaker devastante. Attenzione. Brutta ginocchiata. Sono nella stessa situazione, guardateli. Sia la testa che ormai è già gialla, ma anche il fatto appunto che... Oh no! È una bella sfida, raga, bellissima! Non mi dispiace per ora. No! No! Ecco, non ha più la schiena. Non ha più la schiena il nostro gladiatore. Attenzione, iniziano le cartelle! Boom! Randy a terra. Attenzione, perché la sfida è fantastica. Neckbreaker! E ancora la ginocchiata. No! Mi sta piacendo un botto questo match, ragazzi, perché è molto combattuto per adesso. Il gladiatore si rialza con calma. Randy torna sul ring, lo prende per i fondelli. E allora rientra. Boom! No! No! Ti prego, Randy, non far cagate. Randy? No? Ma che cazzo? No! Vabbè, Extreme Rules, va bene. Chosen! Chosen, signori! Guardate Chosen con Shawn Michaels, un finale incredibile. Ma che cacchio c'entra Slade? Ma non aveva detto che non doveva entrare nessun altro? Sì, godo, l'avevo detto. 1, 2. Ma che cacchio?
L'avevo detto, ragazzi, godo tantissimo. Lo avevo detto. No, Randy. È una bella sfida, ragazzi, un match incredibile. Mi sta divertendo un botto in questo momento WWE. Veramente. Un inizio in sordina per il gioco, ma adesso veramente un finale che mi è piaciuto molto, anche per la decisione di mettere dei mini filmati all'interno del match. Possiamo dire, ragazzi, che forse questo, anche per quanto riguarda la storia, che è un pelino più corta ma più esaltante, potrebbe essere un WWE ben costruito. Possiamo dire questo, ma intanto... Oh no! Che sfida, mi sta piacendo un botto. Mi sta piacendo un botto. Attenzione, però, non ci fermiamo qui. Suplex. Si torna sul ring. Raga, è troppo bello questo match. È costruito molto bene anche da parte mia per adesso con... Porca miseria. Stavo esultando troppo. Attenzione a Randy che va giù. Non si capisce cosa voglia fare. Ma vuoi che scendo anch'io, perlone? Guarda che scendo, non c'è problema. Attenzione per... No, non l'ho preso. Sì, ora sì. Attenzione perché c'è... Attenzione perché Randy ha la testa rossa e quindi potrebbe davvero subire qualche colpo interessante. Adesso è in difficoltà. Clothesline. Netta difficoltà in questo momento per Randy. Eccotela qui. No, ma l'ho schiacciato. Ma porca miseria, non ho completato. Non importa, ragazzi. Ma sei un pirla. Raga, però qua è molto pirla qui, scusate. Cioè, ma sei un pirla, Randy. Fatelo dire. E noi ne approfittiamo, ovviamente, con la nostra gomitatona, chiamiamola così. Elbow drop devastante. Randy va giù. A noi non ce ne frega niente che Randy vada giù, ragazzi. Eccoci. Porca miseria. Non si sta capendo più nulla. Oh. Attenzione. Perché a questo punto... No, te. Ma pensa a te, pensa. Vai sul suo tavolo, ti ho detto. Ragazzi, lì ci sono delle scalette che mi piacciono un botto. Ok, distrutto. Ragazzi, era ora, è un bellissimo match. Si stanno vedendo un botto di robe in questo match e mi sta piacendo molto. Non è un finale davvero brutto. Eh sì, Randy, dovevi aspettare. Oh, prendilo però. Ma che caspita. È già la seconda volta che lo sbatto lì, ma niente da fare. Oh no. Sì, Randy, vieni qua. Vieni qua, Randy, ti stiamo aspettando. Bam. Stavolta cosa farai? Non lo prende mai, raga. Cioè, ma dai. Va bene, allora non ti posso fare mossa sul tavolo, ok? No. Ma porca miseria. Boom. Shakalaka, se si può dire. Andiamo a sbatterlo sul muretto. Attenzione. Anche lui. Che sfida. Che sfida. Però Randy è già quasi fregato, ragazzi, eh? Cosa stai facendo, Randy? Sei un pirlozzo. Sei un pirlozzo, Randy. Sei veramente un pir. Oh. Boom. Caro Randy. Via. Ma veramente pensava che non avrei fatto nulla? Ah, peccato, qua ci sono solo... Non ci sono, raga. Ma non ci sono tavoli? Vediamo qua sul lato, da quest'altra parte, magari c'è qualcosa di differente. No? No, mi fa solo salire in questo caso. Vediamo da quest'altra. Dovrebbero esserci dei tavoli, però. No, peccato. Peccato, ovviamente Randy ne approfitta. Ma noi ancora in contrattacco, ma incredibile. Vai dentro, pirlone. Vai, vai. E dai che adesso ci divertiamo. Oh! Leg drop incredibile. Attenzione perché c'è la spear.
Spear! No, Randy! La ribalta! No, ragazzi, ci ha fatto una sorta di DDT RKO! No! Ah, sì! Ho ancora tutta la barra, ragazzi. Lui no. Quindi alla mia finisher sarà lui, probabilmente, a farsi molto male. Attenzione però, perché qui ci ha rotto. Oh, oh, oh! Ah! Non vedi che ho ancora tutta la barra, Randy? Aspetta, no? Che bel match, raga. Non me l'aspettavo così lungo e figo, più che altro. Ok. Ok, Randy, bravissimo. Ma io... La ribalto così. La ribalto così. Attenzione, perché Randy si sta già rialzando. Ne approfittiamo. Randy, ancora. Randy, però, hai rotto le palle. Dai che ci siamo, ragazzi. Secondo me, ancora un altro. E Randy è completamente distrutto. Spinebuster. Spinebuster. Un altro, raga. Solo uno. No? Sì? German suplex. Raga. Raga. È quel momento. È quel momento. Ma come cacchio è che si è ripreso subito? Oh. Oh. No. L'ho mancato. Torendi. Tirati su, tirati. Dai. Ma come cacchio è possibile? Ma come cacchio è possibile? Toh! Buona! Buona! Il gladiatore lo ha distrutto, eccolo lì! È pronto a chiuderla! Con cattiveria anche, direi. Continua ad esultare al pubblico con cattiveria. Vediamo un po'. Vieni, Randy. Vieni, vieni. Stiamo proprio aspettando che facessi sta cagata. No! Questo ha fatto malissimo, signori. Ci siamo. No, decisione pessima. Ma ha sbagliato. Ma che è successo, raga? Ha tirato un pugno sull'angolo. Si è spaccato la mano. Mi ha mancato nettamente. No, DDT. Ma cosa sta succedendo, arbitro? Basta. Ah! No. No. Non ci voleva. Non ci voleva il comeback di Randy. Che sfida. Che sfida, signori. Stiamo vedendo un match incredibile. Randy con... No, 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 no. No, ti prego, ma che... Ma che... Ah. DDT devastante. Guardate Randy. Si sta preparando per l'RKO. E Gladiator è a terra. È distrutto completamente. Cosa vuole fare? Prende la sca... Ma non ti è bastato, Randy? Gladiator è distrutto. Guardatelo. Barcolla un po'. Ma mi stai passando la scala? Sei un pirla. Sei un pirla. Boom! Sei un pirlone, sai? Fatelo dire. Oh! Finisher! Attenzione! Attenzione col sangue che gli esce dalla fronte. Uno. Due. No. Non ci credo. Non ci credo. È distrutto lì a terra, ma... E va bene. Assist d'oro? Vado, pesa. Assist d'oro. No. Niente da fare, ragazzi. Veramente un match che non finirà mai. Contrattacco. Spinebuster. Attenzione. Oh, ennesima finisher. Ennesima finisher, arbitro, venghi. Uno. Due. Tre. Sì. Che match. Che match. Figata assurda. Ma che cacchio vuoi? Ma no! Oh! Ah!
Spettacolo, ragazzi. No. Ma che cazzo? Basta con sti colpi di scena, basta. Vuole incassare la valigetta Sami Zayn, e giustamente ha questa possibilità. Non ci credo. Non ci credo. No, raga, non ci credo. Parte un altro match. Ah! Gladiator, guardate la barra dell'energia, praticamente distrutto, ma neanche più di tanto. Sami Zayn è ovviamente più debole di Randy Orton. Dovrei fare ancora. Ovviamente riaperta la ferita, purtroppo. Ma ecco! Ah! Carissimo, Sami, hai scelto l'avversario più forte che ti poteva capitare in questo momento. E quindi attenzione, perché la vedo malissimo. Boom! Sami scende. Dai, Sami, cosa fai? Li vieni. Guardate The Gladiator pieno di sangue. Ormai non ha più veramente niente da dire la WWE su questo ragazzo. Aspetta, Sami, senza andare giù. E andiamo. Oh! No! No? No, Sami? No, 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 no. No! Attenzione! Sì! Sì! Non è servito un cacchio la valigetta. Raga, sembra una puntata davvero del... Non lo so. Ciao, ciao, Sami. Puttatona anche questa. Eh sì, ragazzi. Vuole la cintura Slade. E lo dovrà fare con le sue mani, ed è giusto così. Ed è giusto così, senza aiutini Slade ha deciso anche lui di prendere la sua strada. Spettacolare, ragazzi. Eccolo lì. Che figata, che figata. Una figata assurda, veramente. Continui alti e bassi, cambi di cebo, cose inaspettate, bordelli. Non so più cosa dire, veramente. Bello, bello. Dall'episodio 9 in poi, una figata. Una figata, davvero. Raga, tanta roba, tanta roba. Non me lo sarei assolutamente aspettato tutto quello che è successo. Figata. Was he stubborn? Definitely. Like right up there with the best of them, including yours truly. Things definitely didn't go as planned. I mean, I haven't been in management for too long, but even I know it's not the intention to fire a top prospect and then go to war with them after they forced their way back into WWE. But at the end of the day, we trusted the process and the results speak for themselves. He lived up to his potential, didn't he? We said he was a future champion. And now he is. We weren't wrong. Did he color outside? È vero, non si sono sbagliati. Yes. But that's what the best artists do. And I respect that. I really do. Sorry, but I wasn't actually recording yet. Do you mind saying all that again? Ma come? Raga, la carriera è finita qui, perché praticamente dopo quel match lì mi ha buttato fuori, e quindi praticamente si è conclusa la nostra carriera, siamo arrivati al finale ed è stato veramente un finale epico. Non perdetevi assolutamente questa serie se state guardando solo il finale, perché veramente no, recuperatela.
se state guardando, se vi interessava solo il finale, state guardando solo questo video. No, recuperatela perché parte pianissimo, ma poi arriva dei picchi sensazionali, ragazzi, sensazionali. Io vi ringrazio per aver seguito questa serie che si conclude qui con una storia davvero avvincente, mi ha buttato fuori, quindi non c'è un continuo, vedremo se magari ci sarà la possibilità, perché Slade ha fatto il segno della cintura, quindi non lo so se poi continuerà la storia con Slade nel prossimo 2K, non lo so questo, come sarà la situazione, però figata raga. Mettete un bel like per questo finale, fatemi sapere se vi è piaciuto l'ingresso, la musica e tutto quanto, cosa vi è piaciuto di più di questo match, non lo so raga, qualsiasi cosa. Un abbraccio, un bacione, noi ci vediamo nei prossimi video, nelle prossime carriere sul mio canale YouTube. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ai prossimi video. Figata raga, bello 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 il finale, bello.